Jovanotti sarà a Vasto la prossima estate per il suo beach party. Intanto a Montesilvano si parla ancora a distanza di 3 anni del concerto più amato e più criticato dai montesilvanesi. Lunedì 4 aprile sul tavolo del Consiglio Comunale tornerà la questione della sabbia sulla strada nei giorni di vento. Il tratto di litorale è quello che vedete in questa immagine, che va da Bagnibruno a Sabbia d'Oro. L'ultimo episodio, finito come sempre nei post di Facebook in prima battuta e poi sulla stampa, risale appena un mese fa, con tanto di strada chiusa a causa di belle dune. Per la prima volta accogliamo con soddisfazione almeno che l'amministrazione sia ritornata sui suoi passi, rendendosi conto che quella è una problematica. Per la prima volta quindi viene affrontata come problematica la rimozione di quel tratto di siepe, tra l'altro addotto a motivazioni come ricettacolo di rifiuti, quindi ignorando il concetto di manutenzione, ma era più per assecondare le esigenze di allocazione logistiche per un concerto di natura privata. Ora tra l'altro il progetto è cambiato, quindi nel corso del tempo ha subito una serie di modificazioni, e l'ultima al quale col quale ci siamo confrontati, che perlomeno questa volta porta la firma di un tecnico diversamente dalle altre, cogliamo con particolare soddisfazione che si parla di essenze. Venivo derisa e sbeffeggiata dicendo che qualche assessore ci condiva l'insalata, non distinguendo neppure tra le essenze e le erbe aromatiche, e quindi quello che era una rinaturalizzazione, pensando solo di mettere del verde su un contesto che non è quello tipico di un parco, ma si è tornati sull'idea delle dune e quindi di rinaturalizzare quel tratto impiantando delle essenze arboree che quindi possano radicare e sviluppare la duna, e poi ripristinare la siepe, quindi praticamente ritornare allo stato dei luoghi. Insomma, lunedì potrebbe chiudersi la vicenda del Giova. Quello del 4 aprile è il primo consiglio comunale dopo mesi, tanto da meritare la caricatura del PD che nei giorni scorsi ha etichettato questo passaggio lungo dal panettone alla colomba. E chissà che il gruppo del PD e il Movimento 5 Stelle non accolgano De Martinis con un brano Mi fido di te, in grado di riaccendere certo anche la voglia di portare a Montesilvano i grandi eventi, ma con la debita cautela.